Dopo la sosta per Covid riprendiamo le partite di campionato con la partita con il Trissino. Volevamo fare una bella partita per dedicare la vittoria al nostro portiere titolare che si è infortunato nella partita di domenica scorsa. Avevamo preparato anche una maglietta, ma le cose non sono andate come speravamo. Abbiamo trovato una squadra molto motivata che voleva farci pagare probabilmente l'avventuroso recupero da 3-0 a 3-3 nell'andata e che dopo un buon inizio della scaligia era arrivata al gol grazie a un infortunio della nostra difesa. Dopo questo episodio siamo andati anche un po' in crisi e in più ci si è messo anche l'arbitro a completare la frittata. La prima azione è stata della Scaligera, questo lancio del Boni lancia Esivi sulla sinistra del campo, cross verso il centro, colpo di testa, il portiere para. Altra azione della Scaligera, originata da questo lancio, è di nuovo Esivi che lancia un attaccante che non riconosco, il tiro è alto sulla traversa. Nuova azione che parte da questo recupero di palla del Blade che lancia il Ross, si lancia verso il fondo campo ma viene fermato. Ci proviamo con tiro da calcio d'angolo, l'arbitro condizionato dal pubblico fischia il fuorigioco. Ci proviamo anche col tiro dalla distanza, ma la conclusione tra le braccia del portiere. E adesso arriviamo dopo un buon primo tempo giocato abbastanza bene a questo errore di un difensore. Il passaggio è sbagliato, un attaccante si trova la palla libera al centro dell'area, la spara dentro. È stata una bella botta che ci ha frastornati, ma ci riproviamo. Lancio del Boni verso il Ross che riparte, scarta alcuni avversari e arriva a fondo campo. Tira in porta ma il portiere devia. Continuiamo ancora ad attaccare, questo tiro in porta non ha molta potenza, non c'è nessuno e si perde. Adesso il Trissino che ci prova su punizione, il suo tiro è errato. Ci prova di nuovo il Ross, magicamente lanciato, fa un bel pallonetto ma il portiere anticipa. Nuova discesa della Scaligera, bel lancio e bei passaggi. La palla arriva per il tiro finale a Esivi, il suo tiro non è potente, la palla rimbalza, il portiere para. E arriviamo al secondo episodio che ha condizionato la partita. Dopo questa rimessa laterale viene un fallo più o meno inventato, viene assegnata questa punizione, purtroppo la solita sfortuna, stavolta non c'è neanche bisogno dell'attaccante che la mette dentro di testa, la palla rimbalza ed entra in rete. Proviamo a raddrizzare il risultato partendo da calcio d'angolo, arriviamo al tiro del Boni. Purtroppo è leggermente alto sulla traversa. Nuova ripartenza della Scaligera. Il lancio del Esivi è un po' troppo lungo, il portiere anticipa. E stravolta l'azione parte dalla destra del campo, c'è un cross da Ross verso il centro, un attaccante viene esteso in area, l'arbitro non convalida. Altra bella azione della Scaligera che parte da tiro da calcio d'angolo, tocco del Boni per il Esivi che spara in porta, il portiere è piazzato, esegue un'ottima parata, ci nega il gol. Nell'andata abbiamo rimontato 3 gol, speriamo di farcela anche stavolta, il tempo si conclude con il risultato 2-0 per il Trissino.
da 1000 nelle tasche. Cominciamo il secondo tempo con gran voglia di raddrizzare la partita, lancio del Boni per un compagno, contrasto con un difensore a fondo campo, cross verso il centro, poi la palla viene ribattuta e arriviamo a un tiro finale che è alle stelle. Nell'azione successiva purtroppo il Trissino affonda le nostre speranze, l'attaccante sfugge al difensore, poi la palla ribattuta rotola in rete. Alla ripartenza c'è subito questo lancio del Boni per il Zivi che si lancia sulla sinistra del campo, crossa verso il centro ma la palla ribattuta e la difesa libera. Discesa del Trissino, l'attaccante viene sfiorato dal portiere, si butta per terra. Il Trissino sta giocando una partita intelligente, interrompe spesso i giochi, ogni piccolo fallo diventa un dramma e poi c'è il miracolo dell'arbitro che come per magia fa guarire l'infortunato. I nostri giocatori ci cascano, si innervosiscono e questo fatto rovina un po' la partita. E dopo poco c'è questa rimessa del portiere, ribattuta, la palla arriva in area, c'è un contrasto fra l'attaccante e il difensore, il fallo di mano lo vedono tutti meno l'arbitro, purtroppo il rigore non viene convalidato e il nervosismo sale. Altra azione in area della Scaligera, ma basta un po' di confusione e il fischio scatta. Nuova azione della Scaligera, rilancio per il Zivi che si fa a metà campo, poi crossa per un compagno, ma il portiere in anticipo. Nel secondo tempo il Trissino non si è mai visto, questa punizione è alle stelle. Mentre dall'altra parte il gioco è sempre quello, il Zivi si lancia, viene fermato così, ma il fischio non si sente. Ormai il risultato è quello, possiamo anche far riposare qualcuno. Ma c'è ancora qualcun altro che vuole a tutti i costi il gol della bandiera, si lancia sulla sinistra del campo e dopo uno scambio con un compagno arriva anche il tiro, è un tiro un po' disperato, non è quello di sempre. Che provava. Altra bella azione della Scaligera, cross del Boni per il Mitch che passa a Zivi. Zivi tenta il tiro, con poca convinzione il tiro è fuori abbondantemente. Possiamo permetterci ulteriori sostituzioni, ma questo attimo di distrazione permette al Trissino di arrivare a tirare. Il tiro fuori di poco sarebbe stato una beffa il quarto gol. Ma passare nel centro per questo. Nuova rimessa del Boni in avanti. La palla rimbalza, alla fine arriva a Zivi che tenta il tiro, ma anche stavolta è fuori. La partita è quasi finita, ma non molliamo. Passa lì a Zivi, vediamo. E poi mi chiede le ciappa tutte. Probabilmente questa domenica è stregata, il fatto viene confermato da questa azione dove il tiro finale del Zivi poteva essere messo dentro anche da un bambino, ma lui riesce a sbagliarlo. Madonna! Beh, ma come ha fatto a sbagliare questo gol qua però? Bella azione anche di un giocatore del Trissino che dopo aver combattuto così tutta la partita lo aiuta a rialzarsi.
siamo giunti alla fine, non è stata una partita fortunata né per noi né per l'arbitro. Sentiamo i fischi finali e aspettiamo tempi migliori.